selezione dell'ultimo film di Eugène Green, Anatandan e Papà, e invitiamo qua Eugène a raggiungerci, che ormai è un amico della Piccola. Partire dal 2007 al Festival di Torino, poi nel 2011 c'è stata una retrospettiva che qualcuno forse ricorderà, fu un grande successo, e poi da allora abbiamo proiettato tutti i film che Eugène ha realizzato. Il film di questa sera è un film particolare all'interno della filmografia di Eugène, perché nasce da un, atelier, da un progetto, da un corso di recitazione che ha tenuto ai Chantier Nomade di Tolosa la scorsa primavera, ma tra le condizioni che Eugène ha dato per tenere l'atelier c'era quello che dal corso sarebbe dovuto nascere un film vero e proprio, tant'è che è nato un film che lui stesso ci ha detto considerare perfettamente in linea con tutta la sua opera. Quindi adesso lo vedremo, ma prima c'è una... Sì, in realtà l'occasione di questa proiezione è anche importante per presentare un libro al quale teniamo particolarmente, perché abbiamo con noi Federico Francioni, che è l'autore del mondo vivente, conversazione con l'autore di Mario, che è un bel libro appena uscito, di stampa, come si dice, è un è frutto di una tua lunga conversazione con Eugène Parigina, di alcuni anni fa, di 2 anni fa, credo, sì, più o meno, ovviamente integrata sino alla fine, ed è un libro che ci è particolarmente caro, che ci fa piacere poter presentare in questa occasione, perché racconta e dà la parola a un regista che per noi e per il pubblico del Torino Film Festival, della sezione Onde, è molto importante. Per cui, ecco, io chiederei a te intanto di dirci 2 parole su questo libro, sulla tua esperienza con Eugène. Ho conosciuto i film di Eugène quando ero uno studente nel centro sperimentale, e per puro caso mi sono imbattuto nei suoi film, e la prima impressione che ho avuto è stata di totale disorientamento. Sembrava un film assolutamente fuori dalla normalità, di più fuori dal comune, e questa cosa a un certo punto inizialmente ti respinge, però poi col tempo in realtà c'era una tensione verso l'anima, veramente verso qualcosa di così umano, di così profondo, che soprattutto in un mondo che perde sempre di più il mistero, sembrava qualcosa di così ricco che, insomma, nel giro di 2 o 3 settimane ho deciso di partire, di andare a Parigi, di fare una conversazione con Eugène. Gli ho scritto, ho detto: Eugène, mi piacerebbe molto parlare con te, incontrarti, perché insomma penso che soprattutto poi per quella mia generazione siamo andati un po' orfani di tutta una certa tradizione, perché diciamo, ci ritroviamo oggi a prendere dei pezzi di tradizioni, dei frammenti di qualcosa. Quindi trovare una persona in grado di aprire dei mondi, di restituire un senso, di attraversare il barocco, di farti di trovare dei collegamenti con Pessoa, Orfano, un mondo dietro che mi sembrava fondamentale attraversare. Sì, non si parla in realtà solo di cinema, sì, si parla di vita attraverso il cinema, come sempre poi sempre quella di Eugène Green. Ed è molto interessante questo che dici della scoperta di Eugène Green al Centro Sperimentale di Cinematografia. Tu sei anche un filmmaker, sei reduce dal premio al Pesaro Film Festival con il tuo film The First Shot, scusa. Il titolo inglese, quindi... c'è il titolo cinese anche. Ed è importante perché quello che viene fuori anche dal libro è appunto questo confronto con una poetica che è molto forte, ma è un confronto anche come dire, di scoperta di una estetica che è anche una visione morale della vita in qualche modo. E quello che è anche interessante è che oltre a questa lunga e bella appassionante intervista, conversazione con Eugène Green, ci sono tutta una serie di testimonianze che vanno dagli attori storici che hanno lavorato con Eugène Green, da Leonor Valdacca, Adrien Michaud, Christelle Pro, Fabrizio Rongione, e poi c'è anche un intervento di Raffaello Biron, che è il tuo direttore della fotografia storico, credo anche in questo, sì, anche in questo infatti. In copertina c'è Nathalie Lemier, che è come dire, l'icona dell'arte, del mondo vivente, no? Nel tuo cinema. Insomma, ci sono tutta una serie di elementi. Anche Clément, che è presente. E c'è anche un intervento di Clément
Cogitore, che abbiamo ospite, purtroppo non sarà con noi per gli impegni di lavoro, però abbiamo in onde con il suo ultimo film, che sta avendo un grande successo di critica, è uscito anche da poco in Francia, Baghino. Quindi, insomma, è un libro che può aiutare molto a entrare ancora di più in contatto con il cinema di Eugène Grin. Per me è stata una scoperta e penso che sia sempre più importante continuare a cercare di incontrare questo tipo di cinema, che magari è respingente, è strano, però è quello che poi ci permette di dare interpretazioni e senso al mondo e di continuare a provare a resistere. Il libro è edito da Art Vigilant, lo potete trovare in vendita al bookshop del museo, del cinema, Chia d'Amore, quindi libreria, però si chiama proprio il nome quello, non possiamo fare niente, non possiamo fare Eugène. Allora, io lascerei di nuovo la parola a Roberto, non so per... No, volevo chiedere a Eugène di introdurre il suo film, poi ovviamente ne parliamo dopo. Tra l'altro c'è anche qua uno degli attori del film, Romain Canet, che magari poi ci raggiunge più tardi per l'incontro. Volevo chiederti appunto di introdurre questo film proprio nell'ottica dell'esperimento da cui è nato e poi come hai deciso di farlo entrare pienamente, come avete detto, se conoscete il cinema di Eugène, all'interno della tua filmografia. Era una commissione di una struttura che organizza laboratori per attori professionisti e una commissione di fare esercizi di cinema per attore, ma non volevo fare esercizi, ma ho detto che se potessi fare un vero film, anche se mancava mezzi, sarei stato d'accordo, e quindi è venuto così. È un film, come hai detto, che riconosco completamente come una parte della mia filmografia. Potrò dire più cose dopo. È più interessante dopo aver visto i film che quindi. Un'ultima cosa la diciamo noi però, Eugène. Il film non è in prima mondiale per pochi giorni, perché in realtà è reduce, però siamo molto felici di questo, perché prima di venire a Torino è stato al Festival di Dijon, dove ha vinto il premio speciale della giuria di Copenaghen. No, è un gran premio anticipato di Astoria. È un premiato e noi siamo felicissimi di questo. Grazie, buona visione.